Grazie Presidente. Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le commissioni capitoline che, a differenza di quanto è stato detto precedentemente, si sono espresse e sono state convocate, se non ricordo male, almeno 10 sedute di varie commissioni dove sono stati discussi questi temi. E voglio ringraziare anche i municipi perché i municipi hanno un ruolo e in questo caso lo hanno avuto, è stato molto importante perché molte controdeduzioni che noi abbiamo accolto nelle commissioni sono arrivate proprio dai territori. E in ultimo anche gli uffici che hanno lavorato certamente ad una revisione complessa che inizio ad illustrare. La pregiudiziale l'abbiamo bocciata perché ovviamente era totalmente inconsistente e sarebbe stato sufficiente anche leggere, a mio avviso, in modo più approfondito sia la delibera che il parere per capire che si trattava di rilievi assolutamente superabili e in questo senso possiamo tranquillamente essere tranquilli nell'averla bocciata. La proposta di revisione dello Statuto introduce nuovi strumenti di democrazia diretta e partecipata. Il Movimento 5 Stelle lo fa perché lo ha detto in campagna elettorale, perché lo ha promesso ai cittadini, mentre centrodestra e centrosinistra dal 94 non hanno cambiato una virgola del regolamento sugli istituti di partecipazione. Questa è la differenza tra noi e loro, Presidente. Bisogna cominciare a capire che a fianco alla democrazia rappresentativa tradizionale, che tra l'altro oramai ha perso tutto il suo significato, Presidente, soprattutto lo ha perso in virtù della partitocrazia che in questo Paese si è instaurata, ma fortunatamente il Movimento 5 Stelle ha portato un vento di cambiamento e lo stiamo vedendo su tanti territori e lo stiamo vedendo anche a Roma, a fianco alla democrazia rappresentativa c'è sempre stata nella nostra Carta Costituzionale la democrazia diretta. Si tratta di quegli strumenti che danno la possibilità ai cittadini di esercitare la sovranità, quindi di essere loro stessi titolari di un potere, diciamo, ultimo decisionale. Quando è nato, diciamo, lo Stato repubblicano, un po' si è passato da monarchia a repubblica proprio in questo senso. Sono i cittadini che devono decidere il futuro delle loro vite e non devono essere in questo senso i partiti. Certamente gli organi intermedi come i movimenti devono proseguire a lavorare per le città con nuovi strumenti come il Movimento 5 Stelle già ha fatto. Ma a fianco a questo bisogna introdurre nuovi strumenti che daranno la possibilità ai cittadini di esprimersi su tanti temi. Noi che cosa abbiamo fatto? Volevamo cambiare il regolamento sugli istituti di partecipazione per introdurre questi elementi che facevano parte del nostro programma elettorale, però ci siamo accorti che il regolamento era troppo vecchio per poter essere cambiato e dovevamo per forza cambiare lo statuto per introdurre questa nuova visione della città di Roma. Tra l'altro non stiamo introducendo nulla di nuovo per il panorama giuridico mondiale, perché in tante altre città del mondo, Barcellona, Madrid, Parigi, ma anche tante città asiatiche, gli strumenti di partecipazione e consultazione dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, sono degli strumenti di governo semplicissimi, dove la cittadinanza viene permanentemente consultata, dove vengono riconosciuti i diritti di poter essere ascoltati all'interno delle assemblee elettive, ma a Roma no. A Roma probabilmente c'era un altro modello. Questo modello nuovo che invece noi introduciamo è un modello che vede i cittadini al centro della società e non fuori dai palazzi, ma dentro i palazzi, un po' come siamo noi, Presidente. La proposta modifica numerosi articoli. Il primo è l'articolo 8. L'articolo 8 disciplinava gli strumenti di partecipazione e in particolare le petizioni popolari. Ora, le petizioni popolari è uno strumento antichissimo che esiste in tanti paesi, in tante città, il tuo stesso le disciplina, diciamo, le sue forme. Ad esempio, ci è piaciuta un'esperienza che sta portando avanti il Parlamento inglese, dove i cittadini presentano una petizione,
vengono raccolte le adesioni online sul sito del Parlamento della Camera dei Comuni e i primi presentatori, se raggiungono un numero di adesioni abbastanza elevato, entrano all'interno del Parlamento e illustrano quello che è la problematica del territorio. Quindi il cittadino si fa Stato e entra all'interno delle istituzioni illustrando un problema a chi sono i soggetti eletti e i rappresentanti del popolo. Questa cosa è apparsa a noi così per caso e sinceramente abbiamo visto che poteva essere uno strumento importante per introdurre le petizioni popolari elettroniche, tra l'altro utilizzate anche nel Parlamento europeo. Abbiamo illustrato, insomma, anche in commissione attraverso delle audizioni di organizzazioni, di associazioni e anche di esperti come possono funzionare questi strumenti e quindi abbiamo modificato l'articolo 8 dello statuto, introducendo quindi la possibilità per cittadini e associazioni, e su questo abbiamo anche presentato un emendamento per precisare, diciamo, meglio proprio questo aspetto. Cittadini e associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e alla Giunta, al Sindaco, e possono illustrarle direttamente in Assemblea Capitolina. Questo è qualcosa di straordinario che non si era mai visto a Roma. E che finalmente con il Movimento 5 Stelle possiamo dire che si potrà fare. L'altro elemento che abbiamo introdotto all'interno dello Statuto, questo devo dire, tra tutti gli strumenti che abbiamo introdotto, questo è quello che personalmente a me piace di più degli altri, riguarda il bilancio partecipativo. Bilancio partecipativo, per semplificarlo, i cittadini da domani a Roma in modo permanente decideranno dove vanno a finire i loro soldi. Questo è il bilancio partecipativo e lo fa il Movimento 5 Stelle. È un articolo importante che noi introduciamo ex novo, non c'era prima all'interno dello Statuto di Roma Capitale. Riconosco che c'erano stati degli esperimenti all'interno dei municipi negli anni passati con altre amministrazioni, assolutamente non lo sta inventando il Movimento 5 Stelle il bilancio partecipativo, però il Movimento 5 Stelle lo introduce in via permanente nello Statuto, questo lo fa il Movimento 5 Stelle, e al tempo stesso abbiamo previsto che ci sia un regolamento di Roma Capitale sul bilancio partecipativo che potrà disciplinare i rapporti tra Roma Capitale e municipi per questo percorso che deve partire di solito nelle altre città da marzo fino a settembre, poco prima che viene presentato il previsionale e poi approvato, quello che un po' abbiamo fatto qualche settimana fa. Pensate, a Parigi, se non ricordo male, circa 400 milioni di euro li votano online, votano direttamente dove devono andare a finire i loro soldi e quale opere pubbliche finanziare. Questa è una cosa molto importante ed resterà in modo permanente in questa città e forse la cambierà per sempre, Presidente. Un altro elemento che è stato anche oggetto, diciamo, dell'attività dell'opposizione in relazione alla richiesta che è stata prima presentata, riguarda i referendum. Ora, i referendum sono uno strumento deliberativo importante. Il TUEL sui referendum comunali bisogna dire che non è molto chiaro. E questo è quello che un po' è anche emerso nel parere, a mio avviso, del segretariato. Non è molto chiaro anche perché ogni statuto di ogni città disciplina a suo modo gli strumenti di referendum. Cioè è uno strumento di fatto che ha dei principi generali, però ogni città, se voi aprite gli statuti di tutte le singole città, troverete delle discipline completamente diverse. Questo significa che ogni città ha una disciplina diversa, è come avere 5.000-8.000 leggi diverse e quindi è molto difficile riuscire a fare un po' un raccordo degli istituti comuni. Ci sono però dei principi comuni che noi abbiamo introdotto all'interno dello statuto. Uno di questi è l'introduzione di una terza forma di referendum. Già Roberto Casaleggio in alcuni post ne parlava e ne ha sempre parlato. Parliamo del referendum propositivo. Esiste in tutto il mondo il referendum propositivo, anche chiamato iniziativa popolare a voto popolare, ma in Italia i costituenti non l'hanno formulata questa possibilità. Ma a livello locale, a livello regionale invece esiste già in altre città.
Le abbiamo anche citate, insomma, qualche città, e alcune sono governate dal Movimento 5 Stelle, tra l'altro. Referendum propositivo significa una terza forma dopo il consultivo e l'abrogativo e consente ai cittadini di presentare una proposta di delibera, o meglio un quesito che riguarda una proposta di delibera e poter essere votata. È qualcosa certamente di importante perché oggi il consultivo e l'abrogativo sono strumenti già esistenti, mentre il propositivo, tra l'altro nel parere che veniva citato dal Ministero, sempre quel parere in relazione alla pregiudiziale, si elencano le tipologie di referendum possibili. Tra queste c'è proprio il referendum propositivo, quindi proprio in quel parere si dice che il referendum propositivo si può fare non solo, in realtà se ne possono fare anche altri, l'oppositivo, il confermativo, di indirizzo, di fatto gli enti locali avrebbero una possibilità di disciplinare anche diverse forme. È stato noi per ora abbiamo introdotto questo terzo elemento. Guardate bene, non si tratta, e questo lo voglio dire anche per il futuro, questo non è questo statuto, questa revisione, non è la fine di un percorso, è l'inizio di un percorso di riforme che porteremo all'interno della città di Roma, da qui nei prossimi 5 e speriamo anche 10 anni, Presidente. Il referendum propositivo si introduce anche uno strumento importante, che è l'abolizione del quorum, che è stato poco fa citato. Per capirci, vi ricordate un po' il referendum che abbiamo votato a livello nazionale sulle trivelle? Ecco, non è stato raggiunto il quorum, quelli sono soldi pubblici che lo Stato ha buttato nel cesso e poi tirato l'acqua di fatto perché li abbiamo persi. Perché? Perché quei soldi effettivamente non sono stati utilizzati in modo corretto, in quanto essendoci un quorum di validità, è evidente che con un quorum di validità molto alto i referendum potrebbero anche non passare e quindi quel voto potrebbe essere disinnescato. Da cosa? Dall'astensionismo, Presidente. In tanti altri paesi del mondo, nella maggior parte, il quorum non esiste, però in Italia esiste. A livello locale ci sono alcune città, Mira, Vicenza, Vignola, Verano, Ortisei, Dobbiaco, pochi comuni che effettivamente hanno introdotto il referendum propositivo senza quorum, che garantisce quindi la possibilità a tutti i cittadini di potersi esprimere e di poter andare a votare liberamente senza dover calcolare quante persone andranno o meno a votare. È errata la considerazione della consigliera Di Biase in relazione al fatto che abbiamo abolito un quorum in relazione alla presentazione della proposta di delibera. Quello non è stato modificato. Serviranno sempre 30.000 sottoscrizioni per poter presentare una proposta di referendum consultivo, abrogativo o anche propositivo senza quorum. Però non ci siamo fermati qua, perché il Movimento 5 Stelle quando fa le cose le vuole fatte bene. Quindi abbiamo visto che in alcuni comuni sempre d'Italia era già stato sperimentato il voto elettronico, che non è il voto online per il referendum, ma le voting, quindi il voto all'interno delle cabine elettorali. E è possibile, l'attuale codice dell'amministrazione digitale lo consente. E allora il Movimento 5 Stelle ha introdotto all'interno dello Statuto di Roma Capitale il principio che riconosce la possibilità per i cittadini di votare digitalmente nei seggi elettorali, togliendo la carta. Qualcuno dirà ci sarà uno spreco di risorse e in realtà lo spreco di risorse c'è anche con la carta, quindi sia la carta o tecnologia è uguale. Di fatto per garantire alla cittadinanza la possibilità di esprimersi comunque servono certamente delle risorse. Oltre a questo istituto ne abbiamo introdotto un altro, che anche qui c'era stata poco fa la contestazione circa la sovrapposizione tra lo statuto e il referendum di ASAC. Si tratta di due cose separate, non sono assolutamente sovrapponibili, lo ribadisco. Tra l'altro il referendum, la disciplina del referendum che noi andiamo a introdurre necessiterà di un regolamento attuativo, conoscendo quindi i tempi ovviamente regolamentari di Roma Capitale, anche dei pareri dei municipi, come minimo parliamo di luglio. Credo che nel DUP sia inserito come obiettivo operativo per il Dipartimento Comunicazione un obiettivo nel 2018 che riguarda il regolamento sugli istituti di partecipazione, quindi non è adesso, si farà non appena diciamo questo nuovo statuto verrà approvato. L'altro strumento quindi che abbiamo introdotto è la controproposta, esiste in Svizzera.
che è la patria della democrazia diretta, per chi non lo sapesse, ed è utilizzato e funziona benissimo. La qualità della vita svizzera, diciamo che è abbastanza nota a tutti, e anche la qualità degli strumenti di democrazia diretta a questo punto è nota. Che come funziona la controproposta? Quando i cittadini presenteranno una proposta di referendum, l'Assemblea Capitolina potrà controproporre un quesito da affiancare al quesito referendario della cittadinanza. Non si va a soffocare il quesito dei cittadini, si va semplicemente ad affiancare un quesito della cittadinanza al quesito dell'amministrazione, e il cittadino, in totale autonomia e libertà di voto e di diritto di voto, potrà decidere se votare sì o no al quesito dell'amministrazione o sì o no al quesito presentato ai cittadini. Tra l'altro è una facoltà. Quindi magari l'Assemblea Capitolina potrebbe anche valutare l'opportunità di non presentare un altro quesito. Un ulteriore strumento, Presidente, che noi abbiamo introdotto è l'allungamento del periodo della discussione referendaria. Oggi è previsto 6 mesi, invece noi abbiamo voluto estenderlo ad 1 anno, come avviene anche qui in altri paesi del mondo. Copiare non è un reato, Presidente, e secondo noi è importante prendere dai modelli migliori di democrazia del mondo. Allungare i tempi di discussione in merito a dei voti importanti per la città è utile per la cittadinanza stessa, per prendere coscienza del voto che sta andando a esprimere all'interno della cabina elettorale, e quindi siamo passati da 6 mesi ad 1 anno. Un altro elemento, Presidente, è il riconoscimento per Roma Capitale, e questo si sposa molto anche con l'evento che la sindaca ha promosso attraverso un memorandum firmato con il Global Forum sulla democrazia diretta, che ci sarà a settembre 2018. Per i naviganti, per capirci, Roma ospiterà il Global Forum sulla democrazia diretta. Tutto il mondo che tratta questi temi verrà qui e discuterà delle riforme che stiamo portando avanti, tant'è che all'interno dell'articolo 10,8 abbiamo introdotto questa dicitura: Roma Capitale disciplina il referendum ispirandosi ai principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale e del Codice di Buona Condotta sui referendum, tra l'altro del Consiglio d'Europa. Tra l'altro, sempre in relazione all'abolizione del quorum, il Codice di Buone Prassi dei referendum raccomanda agli Stati membri del Consiglio d'Europa, compresa l'Italia, e l'Italia ha firmato attraverso un suo ministro, è nelle premesse della nostra proposta di delibera, raccomanda che non vi siano disposizioni in merito sulle norme del quorum. L'abolizione del quorum è un principio costituzionale, Presidente, perché fa parte del panorama giuridico internazionale, e Roma Capitale lo recepisce perfettamente, come hanno fatto altri comuni, Presidente. Ulteriormente, Presidente, abbiamo gli ultimi 2 articoli che vorrei illustrare, e poi ho finito, Presidente, un po' più di... Grazie. L'articolo 11 riguarda le altre forme di consultazione. Pochi mesi fa, anche probabilmente da un risveglio arrivato, diciamo, dopo 10 anni, perché l'articolo 9 del CAD è entrato in vigore nel 2005, anche il Ministero per la Semplificazione, il Ministro Madia, ha emanato una direttiva sulle consultazioni pubbliche. Finalmente ci siamo accorti che consultare i cittadini è importante. E allora queste consultazioni pubbliche che cosa sono? Sono i processi partecipativi, come il bilancio partecipativo, o i processi partecipativi in materia urbanistica, su come determinati interventi possono atterrare sul territorio, anche ambiente o mobilità. E queste altre forme di consultazione devono essere regolamentate, devono essere regolamentate bene. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle, visto che l'articolo 11 prevedeva una forma molto complessa per l'indizione di questi processi consultivi, di processi partecipativi, ha semplificato la normativa per garantire una maggiore apertura. Questo è un altro passo in avanti che facciamo in favore dei cittadini, Presidente. Gli ultimi 3 articoli riguardano la Commissione delle pari opportunità, che si trasforma dalle lette pari opportunità, in attuazione anche delle linee programmatiche della sindaca. L'articolo 23 bis, dove invece introduciamo e riconosciamo la Commissione Roma Capitale, già previsto... Silenzio in aula, per favore.
già prevista oggi, Presidente, dallo Statuto. Anche qui abbiamo discusso in Commissione, quindi in Commissione la discussione c'è stata, non è vero che non abbiamo discusso di questo tema, ci sono i verbali. Roma è la capitale d'Italia, ha bisogno di una Commissione, che già esiste, ma ha bisogno di ampliare queste competenze della Commissione in virtù di quello che è il futuro sia della città in merito alle riforme istituzionali, sia del futuro in relazione alla tecnologia che sta arrivando, Presidente. Quindi invece di istituire una nuova commissione, come magari poteva essere fatto, e quindi si facevano spendere più soldi magari all'amministrazione, non lo so, noi abbiamo semplicemente riordinato le competenze delle commissioni. E quindi abbiamo introdotto, sempre all'interno della commissione che oggi esiste, riconoscendola nello Statuto, nuove competenze che entrano all'interno della tematica più estesa della pubblica amministrazione o pubblica amministrazione digitale. E cosa riguardano queste funzioni, Presidente? L'ordinamento di Roma Capitale, la semplificazione amministrativa, il personale, il decentramento, la partecipazione all'iniziativa popolare, Smart City, innovazione tecnologica. Poi nel regolamento del Consiglio Comunale, di cui la proposta abbiamo già preparato e depositeremo non appena passerà il nuovo Statuto, Presidente, andiamo a riformulare e rimodulare le competenze tra le commissioni permanenti e queste commissioni. Gli ultimi due articoli riguardano l'articolo 25 e l'articolo 27 per la giunta capitolina e la giunta del municipio. Di fatto il Movimento 5 Stelle va a modificare un principio che era stabilito all'interno dello Statuto, che riguardava la nomina dei componenti delle giunte. Prima la nomina avveniva con un numero pari, 50 e 50 uomini e donne. Il Movimento 5 Stelle ritiene che questa sia, tra l'altro, una dicitura estremamente rigida e comunque si discosta dalla legge Delrio, tra l'altro approvata dal PD, quindi insomma io sono certo che loro voteranno a favore su questo, la proposta, la legge è la loro, quindi non credo ci saranno problemi. E il Movimento 5 Stelle introduce quindi una formulazione che di fatto recepisce la Delrio, dove invece di 50 e 50 arriviamo che il sesso meno rappresentato deve essere rappresentato almeno dal 40%. Tra l'altro però è computato il sindaco, quindi di fatto rispetto al passato avremmo delle soglie diciamo un pochino più flessibili, ma il parametro rimane lo stesso. Tra l'altro ci potremmo ritrovare con giunte municipali o capitoline anche con più donne, quindi chi dice di fatto che il Movimento 5 Stelle ha presentato e vuole andare contro il principio delle pari opportunità, secondo me dice una cosa sbagliata, poi ognuno faccia le sue valutazioni, anche perché io credo che non è prevedendo una quota di poltrone all'interno di una giunta o di una lista elettorale che si tutela la pari opportunità per le donne, probabilmente è con misura e sostegno alla famiglia che si tutela il principio delle pari opportunità. Presidente, l'ultimo è l'articolo 43, però lo devo prendere direttamente dallo Statuto per leggerlo. E non voglio essere un attacco nei confronti della stampa, ma secondo noi la comunicazione è andata avanti. Questo un po' è una piccolissima modifica che però rappresenta un po' il pensiero del futuro della comunicazione sia nel nostro paese ma anche nel mondo. Allora, l'articolo 43 della revisione dello Statuto prevedeva che le proposte di modifica dello Statuto sono trasmesse a ciascun consiglio del municipio e sono portate a conoscenza degli appartenenti alla comunità cittadina e anche con la pubblicazione su almeno due quotidiani. La prima volta che l'ho letto mi sono chiesto ma perché Roma Capitale deve pubblicare almeno su due quotidiani? E ho approfondito e di fatto non c'è alcun motivo per cui bisogna pubblicare su almeno due quotidiani salvo le leggi sulla pubblicità. Allora di fatto abbiamo abrogato questa disposizione, quindi i due quotidiani che si trovavano a pubblicare le proposte dello Statuto, mi dispiace, da domani non l'avrete più, però avremmo certamente la possibilità di pubblicarlo sui siti internet o su altri strumenti di comunicazione digitale che oggi oramai sono più, oramai la carta sta morendo e quindi vogliamo digitalizzare certamente anche questo procedimento, Presidente. Io, Presidente, ho concluso e vorrei concludere con questa mia dichiarazione, anche se poi dopo abbiamo presentato gli emendamenti e li potremmo anche illustrare. C'è un motivo per cui abbiamo presentato due proposte di delibera
una sull'acqua, qualcuno se lo sarà chiesto, perché c'è una proposta di delibera sull'acqua pubblica e un'altra sulla democrazia diretta? Si scrive acqua, si legge democrazia, Presidente. Nel 2011 i cittadini italiani hanno votato attraverso un referendum e quindi andava riconosciuto a queste due proposte un autonomo percorso e un autonomo, diciamo, valore che portiamo all'interno di questa Assemblea capitolina. Grazie. Bravo.